Innanzitutto partiamo subito con un rigore che non è mai rigore, anche perché c'è fallo su Alexandro, però dicono che anche senza la VAR loro garantiscono che è calcio di rigore. In effetti calcio di rigore non è, perché se il tocco c'è o meno è tutto inutile perché c'è fallo su Alexandro. Quindi cominciate a mettere 2 punti in meno, come sempre, tra l'altro, Salernitana, Roma, Fiorentina, aggiungeteci anche Bologna, Juventus, dove mancano 2 punti. Una Juventus rispetto alle ultime uscite, una Juventus migliore, anche sul piano di reazione, sul piano reattivo, una squadra anche fisicamente un po' migliore rispetto alle ultime uscite, su un campo dove né Inter né Milan quest'anno abbiano vinto. Quindi il Bologna è una squadra che gioca bene quest'anno, sta facendo una buona stagione con Thiago Motta, però, vista le ultime Juventus e vista quella di oggi per me è stata una Juve migliore. Poi, se dobbiamo dire che anche oggi abbiamo fatto vomitare, è perché dobbiamo criticare Allegri, allora non nemmeno parliamo. Una Juve che ha sbagliato gol fatti, oltre al rigore sbagliato da Milik, cioè la palla gol di Sulè, quella è clamorosa, c'è cioè quella di Locatelli in aria dove tu non calci davanti al portiere, quella è azione di gol clamorosa. Ci sono state 3 palle messe in mezzo al 90° dove l'attaccante non si è fatto mai trovare, quelle anche sono palle gol clamorose. È vero che anche il Bologna ha sfiorato più volte gol, ma il Bologna ha fatto più, perlomeno a parte l'errore di Gatti con lo scavetto, ha fatto tutti i tiri da fuori area. Quindi alla fine il pareggio sarà stato giusto? Diciamo che sarà stato giusto, però intanto il gol lo prendiamo sul rigore che non c'è. Detto questo, ragazzi, la mia paura di questa Juve era proprio a livello fisico, vista soprattutto la parte. Questa Juventus con l'Inter avrebbe passato il turno. Questa Juventus qua, con questo atteggiamento che avevano stasera, si sarebbe passato il turno con l'Inter, al 100%. Quindi, ormai parlare di quel che è stato, ormai è stato, è passato. Ecco perché io lì mi incazzo tanto con Allegri, con la formazione schierata e con l'atteggiamento sbagliato andato a Milano. Però questa mi è sembrata una Juve che voleva vincere la partita a tutti i costi, la grinta ce l'ha messa fino al 90° e quindi diciamo che ci può stare. Va bene così. A me l'importante è vedere una squadra che combatte. Poi devo dire che pure oggi abbiamo fatto vomitare, abbiamo fatto pena, allora voglio non parlarmi più. Dite che ogni partita dobbiamo dire che Allegri è una merda, che la Juve fa sempre schifo. È inutile parlare, è inutile discutere. Detto questo, ripeto, prendiamo un punto dove non si deve prendere il punto, ma se ne devono prendere tre, per il semplice fatto che noi subiamo un rigore che non è rigore. Quindi, se per voi parlare di episodi è da perdere, io ci parlo perché è una stagione intera che ci pesano gli episodi a noi. È col Napoli, è con l'Inter, è con la Roma, è con la Salernitana. Pesano un sacco di punti. Detto questo, bisogna continuare su questo atteggiamento, avere più precisione sotto porta, però correre fino al 90°, sudare, cercare la vittoria. Cercare la vittoria. E oggi la Juventus per me dal primo al 90° ha cercato di vincere, non si è schiacciata dietro, a parte qualche minuto che il Bologna ha attaccato, però fa parte della partita. Quindi va bene, speriamo di migliorare di partita in partita, almeno per questo finale di stagione. Contento che Milik torna al gol, ha tirato un rigore scandaloso, meno male, fa un grande gol. Ora testa a mercoledì con Lecce, si deve tornare a vincere in casa, assolutamente. Va bene così, va bene così. È lunga la lottata, ma la lottata passerà. Ripeto, oggi per me è stata una buona Juve. Poi, se dobbiamo dire che pure oggi abbiamo fatto pena, vogliamo mettere questa Juve con le ultime 2 o 3 uscite, allora ditelo. Voi parlate solo perché odiate Allegri, allora non c'è nemmeno dialogo. Detto questo, ragazzi, un abbraccio, iscrizione al canale e sempre fino alla fine.